Abitare il futuro in piena sicurezza. Disponibile in tutte le filiali. Banca Popolare di Vicenza. Durato quasi un'ora il blackout che ha interessato mezza Vicenza, in particolare la zona industriale, danni alle aziende, semafori e ascensori in tilt. Scattati gli arresti domiciliari per i due militari americani accusati dello stupro di una lucciola in stato di gravidanza. Allontanato il comandante della stazione carabinieri di Barbarano, nei guai per il possesso di armi irregolari. Iniziato il trasloco dal campo nomadi di via Cricoli, i lavori di riqualificazione dureranno circa due mesi. Confcommercio e architetti donano al comune un progetto per un nuovo ingresso della basilica da Piazza delle Erbe. Chi rompe paga, aveva detto il sindaco di Cornedo. Oggi quattro minori hanno riparato i danni causati lungo la pista ciclabile. Silvia Bravo, eletto presidente del nuovo raggruppamento Ovest Vicentino di Confindustria. Clamorosa protesta dei tifosi biancorossi, striscioni appesi ovunque in città e provincia, preso di mira soprattutto Cassingena. Benvenuti all'edizione della provincia di TVA Notizie. In apertura parliamo del lungo blackout che ha interessato quest'oggi soprattutto la città di Vicenza, oltre 40.000 persone che sono rimaste senza la fornitura di energia elettrica. Un prolungato blackout elettrico si è verificato oggi alle 13.50 e ha interessato fino alle 14.40 i quartieri di San Bortolo, Ferrovieri e San Lazzaro. È uno spicchio di centro storico di Vicenza, ma soprattutto la zona industriale ovest fino ad Altavilla, creando tantissimi disagi e certamente danni alle aziende che hanno dovuto interrompere la produzione per quasi un'ora. AIM Reti, i cui centralini sono stati subissati di telefonate, ha voluto precisare che il guasto che ha prodotto l'interruzione di energia elettrica è riconducibile alla rete Enel, che attraverso la linea da 50.000 kW alimenta con Terna la cabina primaria di Monteviale, da cui si rifornisce l'azienda vicentina. A seguito del blackout si sarebbero verificati anche degli incidenti stradali, fortunatamente di lieve entità per le persone, agli incroci dove i semafori sono rimasti fuori uso. Diversi automobilisti poi sono rimasti bloccati all'interno di parcheggi pubblici, visto che la sbarra in uscita non si apriva, così come i cancelli elettrici delle case private. Problemi negli uffici e nelle filiali di banca, dove i clienti sono rimasti in attesa per oltre mezz'ora, fuori uso i bancomat. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in due palazzine dove alcune persone erano rimaste bloccate nell'ascensore. Come detto, verso le 14.40 la situazione è tornata alla normalità. Va ricordato che proprio ieri Terna ha cominciato ad allestire il cantiere in via Goldoni in vista dell'interramento di 10 km di rete elettrica. Ma un nuovo blackout si è verificato alle 18.30, è durato circa 5 minuti, sempre a causa di un guasto alla cabina di alimentazione elettrica di Monteviale che rifornisce AIM. Breve durata, 5 minuti come si diceva, ma sufficienti per ricreare disagi, allarmi partiti un po' ovunque. Semafori in tilt che hanno provocato intasamenti in diversi incroci. Problema che evidentemente non è ancora riuscita a risolvere in maniera definitiva. AIM si è mobilitata per avere rassicurazioni che il guasto sia individuato, per scongiurare che i disagi dovuti alla interruzione dell'erogazione dell'energia si ripresentino anche domani, visto che interessate sono zone per 40.000 persone. È stata una delle notizie che ha tenuto banco in questi giorni. Oggi è arrivata la precisazione, sono scattati gli arresti domiciliari per i due militari americani che sono accusati dello stupro di una lucciola in stato di gravidanza. Scattano gli arresti domiciliari in caserma per i due paraccusati di aver violentato, picchiato e rapinato una lucciola romena in gravidanza. La misura è stata messa in atto questo pomeriggio, mentre il PM titolare dell'indagine, sulla base delle prove raccolte, ne aveva chiesto il fermo da qualche giorno. Per Gray Jaler Lamarcus, già accusato di uno stupro nei confronti di una minorenne di Tiene, ed Edil McCaug, era stato deciso anche il divieto di espatrio, vista la possibilità per i due di poter essere trasferiti in Germania. I parà sono stati confinati nei loro alloggi, nella nuova caserma di Viale
Ferrarin e nei prossimi giorni saranno interrogati. La ragazza, originaria della Romania di 24 anni, ha raccontato ai carabinieri di avere incontrato i due amici lunedì 14 luglio. Dopo essere salita a bordo di un'auto e contrattato una prestazione, sarebbe stata picchiata, costretta a rapporti non protetti e rapinata. Infine gettata dall'auto e abbandonata lungo una strada buia. Una vicenda che sta creando non pochi attriti tra autorità USA e governo italiano. I primi, come da prassi, chiederanno di processare i due soldati secondo quanto stabiliscono gli accordi internazionali, ma l'Italia, anche grazie alle pressioni di parlamentari e opinione pubblica, sembra intenzionata a non concedere la giurisdizione sul caso. Anche se l'ultima parola spetterà alla Procura Generale di Venezia, che ha già detto no alla prima richiesta delle autorità americane che avevano sollecitato gli uffici investigativi italiani di rinunciare alla giurisdizione e far celebrare il processo in America per la Marcus relativo alla prima violenza sessuale. L'attacco mediatico nei confronti del mio assistito è inaccettabile, precisa l'avvocato Motta, difensore di uno dei due militari. Non ritengo corretto che si strumentalizzi questa vicenda a fini politici. Ricordo anche che per il militare vale la presunzione di innocenza, principio fondamentale per ogni individuo. A maggior ragione, conclude il legale, in una situazione come questa ancora tutta da chiarire. Esprimo soddisfazione per l'arresto dei due paracadutisti, questo è il commento del sindaco di Vicenza Achille Variati, che ha scritto anche una lettera al ministro della giustizia Orlando per chiedere di esprimere parere negativo alle eventuali istanze di rinuncia alla giurisdizione italiana in caso di richiesta da parte del governo americano. L'ordine di custodia, spiega il sindaco, colpisce due persone che fino ad oggi erano a piede libero nonostante nei loro confronti ci siano accuse particolarmente gravi. Cambiamo completamente argomento. Confcommercio e architetti donano al Comune un progetto per creare un nuovo ingresso alla Basilica Palladiana. Piazza delle Erbe senza le auto e con i plateatici dei locali e con un mercato praticamente ogni giorno. Ma ancora non basta per attirare i vicentini, figurarsi i turisti. E allora serve un buon motivo per arrivare qui. Per esempio un ingresso alla Basilica Palladiana. L'idea di Confcommercio, che la realizzerà insieme a Ordine degli Architetti, Abaco Architettura e Giovani Architetti. Un concorso di idee per presentare al Comune un progetto di raccordo tra Piazza delle Erbe e il loggiato inferiore della Basilica. Abbiamo pensato ad una formula, credo, intelligente, nel senso di collaborare con l'Ordine degli Architetti, una serie di associazioni importanti, esperte in architettura, per trovare una possibilità di rilancio e per far sì che ci possa essere un flusso in maniera ordinata e coordinata, agevole, per poterla visitare meglio. La struttura da realizzare dovrà costare massimo 30.000 euro e avere queste caratteristiche. Le strutture anche provvisorie che possano comunque essere spostate o rimontate in qualsiasi momento, che abbiano un carattere anche economicamente sostenibile dal punto di vista realizzativo. Progetti pronti per metà settembre. La speranza è che il nuovo ingresso possa essere realtà per l'inizio della terza mostra targata Linea d'Ombra, il 24 dicembre. È iniziato questa mattina il trasloco dal campo nomadi di via Cricoli. Due giorni dopo lo scontro in consiglio comunale sulla variante che ha trasformato con una sorta di sanatoria l'area agricola di via Cricoli, che da anni ospita decine di roulotte in zona per impianti e infrastrutture di interesse comune, sostanzialmente dando la benedizione urbanistica al primo campo nomadi della città, è cominciato stamane il trasloco delle 40 famiglie che risiedono in via Cricoli. Come noto, si trasferiranno solo di qualche metro nell'area attrezzata provvisoriamente. Si tratta di un terreno di proprietà AIM vicino alla centrale del teleriscaldamento. Dopo tante ipotesi e tante polemiche, da Carpaneda a via Zameno fino all'ex caserma di polizia, si è scelta la soluzione più logica. Di fatto, dalle finestre delle loro roulotte, i nomadi potranno controllare i lavori di riqualificazione, che dovrebbero durare circa 2 mesi. Lavori finanziati grazie ad un contributo di 280.000 euro arrivato anni fa dal governo. Al loro rientro nel campo i sinti si dovranno adattare a rigidi controlli sull'assegnazione delle piazzole e sul rispetto del nuovo regolamento che non prevede nuovi arrivi e limita perfino la possibilità di ospitare qualcuno temporaneamente. Tre pistole, 3 fucili e una bustina di droga che non dovevano esserci. Finisce nei guai il comandante della stazione dei carabinieri di Barbarano, Fortunato D'Agostino, che sarà rimosso dal suo incarico. Per il militare è stata formulata al momento una denuncia per violazione della normativa sulle armi.
Secondo una prima ricostruzione, pistole e fucili arrivano dalla stazione di Ferrara, dove il maresciallo era in servizio precedentemente, e che sono giunte a Vicenza senza avere con sé la documentazione che di norma è applicata per questo tipo di materiale destinato forse alla distruzione e non sono corpi di reato. Le indagini sono affidate alla procura, gli inquirenti potranno capire se tutto si configura come reato, ovvero una vendita illegale o come un semplice illecito amministrativo, solo dopo aver ascoltato il maresciallo che ora si trova in licenza forzata e che sarà trasferito ad altro incarico. Un incidente dall'insolita dinamica si è verificato nel primo pomeriggio in Viale San Lazzaro. Una Mercedes classe A proveniente da Ponte Alto ha imboccato la rotatoria in modo irregolare andandosi a piantare in mezzo allo spartitraffico, cartelli stradali abbattuti e tanta paura per la conducente che però è rimasta incolume sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale. I vicentini nel mondo hanno iniziato il loro festeggiamento a Villa San Carlo a Costa Bissara, è il 60° anniversario della fondazione. Se oggi noi veneti siamo quelli che siamo, lo dobbiamo anche ai nostri migranti di 60, 70 e 100 anni fa. Lasciare casa propria è la cosa più difficile, lo sanno bene gli emigranti di ieri e di oggi. A Villa San Carlo di Costa Bissara, i vicentini nel mondo, ente tra i più vitali con oltre 40 circoli all'estero, festeggia 60 anni con un raduno che parla tante lingue, tutte in salsa vicentina. Ci sono vicentini che vogliono rimpatriare o espatriare? Ci sono moltissime situazioni, anche belle, qualcuna che vuole andare all'estero per imparare la lingua, perché ha trovato un fidanzato, perché qui ha avuto una delusione, perché non va d'accordo con la famiglia, cioè i casi più disparati, ma soprattutto la voglia di conoscere e di trovare spazi nuovi, quindi non è solo un motivo di ricerca di lavoro, ma soprattutto non è per fame. Ruolo fondamentale dell'ente è di fare punto di raccordo tra le diverse economie. Quindi non solo un dialogo, una corrispondenza fra il nostro mondo vicentino e il mondo vicentino all'estero, ma soprattutto un modo per vendere economia, importare se c'è il caso di importare i prodotti loro, ma soprattutto venderli. Nella giornata di domani a Villa San Carlo l'ente vicentini affronterà assieme a Monsignor Giuseppe Dalferro il tema delle nuove migrazioni, mentre i delegati lavoreranno alla stesura di un documento sugli intenti futuri che sarà presentato nel pomeriggio. Stamane abbiamo conosciuto alcuni dei vicentini che sono rientrati nella loro terra d'origine. Arrivano dall'Uruguay, dal Brasile, dall'Australia. Ognuno di loro ha una storia da raccontare. Le sue origini? Sì, Fara Vicentina. Io la chiamo in Uruguay, è conosciuta per la piccola Parigi. Sud America, Australia, Sudafrica, Canada, Europa. I circoli vicentini nel mondo sono oltre una quarantina a Villa San Carlo. I loro delegati raccontano i sogni dei padri e le conquiste dei figli. A che età è arrivato in Uruguay? A 17 e pochi mesi. Sono lavorato fino ai 70 anni lunghi, adesso sono in pensione, come vedrà. E che lavoro ha fatto? Io aiutavo a dirigere un'impresa. Io vengo dal Rio Grande del Sud, che è una veramente un'ottava provincia veneta, fuori d'Italia. Siamo 1,5 milioni di oriundi. Io rappresento sono 100 passa famiglie nel nostro paesetto di Metrafo, ma ci sono tanti vicentini fuori per l'Australia. Mio padre è partito dal 50 e dunque quando è arrivato là in Australia l'ha trovata molto difficoltosa, però come abbiamo detto qui, questi lavori si concentrano nel coraggio, nel darci da fare degli italiani, dei vicentini, di tutti gli italiani. Vicenza. Nel nome del gemellaggio che lega le tre città, il CAI di Vicenza ha incontrato gli amici di Forzheim, il gruppo escursionistico Guernica dei Paesi Baschi, il dono di alcune specialità enogastronomiche vicentine, è servito a suggellare il patto di fratellanza europea all'interno del Parco Nazionale dell'Alta Baviera. Sono 15.000 le donazioni di sangue effettuate nei primi 6 mesi dell'anno da poco meno di 19.000 donatori. I numeri di Fidas Vicenza sono stati presentati dal presidente Mariano Morbin, orgoglioso di ricordare che la federazione provinciale è la prima in Veneto e la terza in Italia. Un esempio, ha aggiunto Morbin, di organizzazione e generosità. Un plauso è andato ai giovani, tra i più attivi d'Italia, nelle attività di promozione del dono del sangue. Infine un appello a tutti i vicentini a prenotare una donazione prima di andare in vacanza, magari prima ancora di aver fatto la valigia. Vale la pena ricordarsi di chi potrebbe avere bisogno del nostro aiuto, ha concluso Morbin. Pochi minuti e si può salvare una vita.
Continuiamo a parlare di salute, di medicina, anche se in maniera critica. La critica arriva dai sindacati. Medicina di gruppo, un progetto a rilento che rischia di creare situazioni difficili nel Vicentino. A fare il punto sulla riforma sanitaria veneta, CGL, CISL e UIL che lanciano l'allarme. Ad oggi ci sono USL che si stanno impegnando sul progetto, altre invece no, come Bassano, che dovrebbe attivarne 15 entro il dicembre 2015, ma in realtà fino ad oggi la quota di realizzate sta a zero. Diversa invece la realtà per l'Alto Vicentino, ULS 4, che si sta impegnando sul progetto mentre procedono a rilento Vicenza e Ovest Vicentino. Ecco allora che i sindacati, oltre a sollevare le problematiche del progetto, avanzano alcune proposte. Il progetto sta andando avanti a rilento, ci sono difficoltà. Il tema vero è che rischiamo che nel territorio veneto, ma anche vicentino, ai cittadini vengono offerti servizi diversi, prestazioni diverse a seconda delle USL. Noi pensiamo, e per questo abbiamo fatto delle iniziative a livello territoriale, che sindaci, direttori generali delle USL e gli stessi medici in medicina generale possono e debbono fare di più. L'USL 3, diciamo che è l'USL che è più in ritardo rispetto all'aggregazione dei medici in medicina generale. Dall'altro lato abbiamo l'USL 4 invece che da tempo persegue questi obiettivi, sta dando dei risultati e i cittadini sono anche contenti. È iniziata ieri all'insegna del maltempo un po' di avventura, la discesa in canoa canadese di Beppe Faresin e degli amici che si alterneranno con la pagaia per completare i 600 chilometri che collegano Torino a Venezia. La partenza da Settimo Torinese è avvenuta sotto una fitta pioggia che ha reso difficile la discesa fluviale anche con un imprevisto ribaltamento. Oggi la canoa di Faresin, che ha assieme con lui anche lo chef Chemello, è ripartita da Casale Monferrato, ha percorso circa 60 chilometri. Molta la gente che ha accolto e accompagnato l'impresa dalle rive del fiume. La discesa ha un contenuto di solidarietà. Beppe Faresin infatti ha deciso di destinare un euro per ogni chilometro percorso a favore del ponte di Bassano, avendo voluto aderire all'iniziativa Salviamo il Ponte, lanciata nell'aprile scorso da TV a Vicenza e dal Giornale di Vicenza. Rinviata al 2015, l'apertura del sito archeologico di Magdala, gestito dalla diocesi vicentina in Terra Santa. È destinato a gettare una nuova luce sul lago di Galilea. Il progetto Magdala Open in Terra Santa è di importanza archeologica straordinaria. È in pratica l'unica testimonianza di porto con ormeggi risalente al primo secolo avanti Cristo. L'ufficio pellegrinaggi della diocesi di Vicenza coordina l'esperienza, collaborando con la custodia di Terra Santa per l'apertura del sito. I primi 50 volontari sarebbero dovuti partire a fine estate, ma lungaggini burocratiche faranno slittare l'apertura dello scavo al 2015. Le turbulenze in Medio Oriente non spaventano l'equipe formata da laureandi vicentini e qualche pensionato. Dovranno occuparsi di guidare i visitatori, gestire gli ingressi, tenere puliti gli oltre 80 metri di selciato romano, di quadriportico, di terme, di mosaico bizantino. Mentre i professori, come l'archeologo Don Gian Antonio Urbani, dovranno stilare le didascalie nelle varie lingue. I vicentini sono ora in attesa dell'ok delle autorità israeliane per modificare e mettere in sicurezza la palazzina che servirà da alloggio ai volontari. Non resta che aspettare, dunque, il sito porterà a comprendere meglio il contesto di Magdala, città natale di Maria Maddalena, nella sponda occidentale del lago di Tiberiade, e che vede Vicenza operare nel cuore della cristianità. È online da qualche giorno sul sito del Teatro Comunale di Vicenza l'elenco dei 40 candidati, attrici e attori italiani ammessi alla selezione finale per partecipare al laboratorio teatrale Verso Itaca, diretto da Emma Dante. Il laboratorio si svolgerà dal 18 al 24 settembre nell'ambito del 67esimo ciclo di spettacoli classici al Teatro Olimpico e dedicato al viaggio al di qua del confine. Proseguono gli itinerari teatrali Silent Play con pietre che parlano, persone e pietre raccontate in un viaggio tra l'architettura e le suggestioni del grande schermo. Sabato, con partenza alle 18 e alle 20 da Casa Cogollo in Corso Palladio, si seguirà un itinerario per uno sguardo sulla città e sulla sua gente, sospeso tra passato, presente e futuro. Ci fermiamo per qualche istante, spazio al commerciale. Ci rivediamo con le pagine Alto, Ovest Vicentino e lo sport. Vicenza Star. Bonded, la fibra di cellulosa stabilizzata per isolare la tua casa. Con Bonded avrai un caldo inverno e una fresca estate, con un notevole risparmio energetico. Bonded è ad Arsiero, Vicenza.
L'associazione Solidarietà di Schio ha a disposizione due nuovi mezzi attrezzati per il trasporto dei disabili. Due nuovi furgoncini attrezzati che da oggi arricchiscono il numero dei mezzi di trasporto per le persone disabili che l'associazione La Solidarietà ha presentato questa mattina nella casa di Via Baratto a Schio, un progetto da 50.000 euro che si è concretizzato grazie al fondamentale supporto economico della Fondazione Cari Verona che ha finanziato l'acquisto dei mezzi per 30.000 euro. Se non ci fossimo, molto probabilmente ci sarebbero grossi problemi per queste persone che hanno necessità veramente di recarsi in ospedale. Noi facciamo solo sanitario e solo il Veneto. Un esempio l'ennesimo in cui il sociale viene supportato da iniziative che partono da associazioni benefiche, da privati. L'associazione nata nel 2000 ha come finalità statutaria quella di aiutare le persone con difficoltà motorie negli spostamenti per accedere alle strutture sanitarie. Il lavoro che fanno queste associazioni è un lavoro che dà un aiuto importantissimo per tutti quegli anziani o disabili che devono arrivare in strutture sanitarie per fare degli esami del sangue o per fare dei controlli o per ricevere cure. Senza questo tipo di attività, di queste associazioni, di questo volontariato, noi veramente saremmo in difficoltà. Inizierà con una cerimonia civile di caratura europea che si terrà al Sacello Ossario della Santissima Trinità nel pomeriggio di sabato, ciclo di manifestazioni per il centenario della Grande Guerra a Schio. Per l'occasione arriveranno l'arciduca Marcus Salvator d'Asburgo, discendente della grande casata austriaca, nipote di Maria Valeria, la figlia prediletta di Sissi, e Francesco Giuseppe. Ci sarà anche la rappresentante della città amica francese di Grigny, Elisabeth Etté. L'ospedale Alto Vicentino ha ospitato la visita dei dirigenti di alcune istituzioni italiane che desiderano conoscere l'organizzazione e le attività del servizio aziendale per la qualità diretto da Licia Sartori. Servizio qualità è la struttura che garantisce l'impegno costante di tutti per assicurare qualità e sicurezza delle prestazioni fornite ai cittadini. È polemica a Piovene Rocchette sull'annunciato fondo per le famiglie in difficoltà che è stato reso pubblico dal sindaco Masero grazie al taglio dell'indennità dei componenti la Giunta. Secondo gli esponenti di minoranza, Priante, Tribbia e Di Luccio, sindaco e assessori avrebbero conteggiato alcune voci di riduzione dei compensi che non danno però disponibilità di cassa al comune. Così si chiedono come e dove la Giunta di Piovene intenda trovare i 20.000 euro promessi per il sociale. Domani, 50 anni dalla prima pubblicazione dei Piccoli Maestri di Luigi Meneghello, nel parco di Via Marconi di Marano andrà in scena una maratona di lettura a partire dalle ore 21. Ancora un break di pubblicità, a tra poco. Vicenza Spa. Safondo Martini, bonifiche ambientali, www.safondomartini.it. I quattro minori responsabili di atti vandalici lungo la pista ciclabile a Cornedo stamattina hanno riparato i danni provocati a staccionate e panchine. Armati di pale e guanti hanno ripulito il greto del torrente, hanno aiutato la squadra comunale a ripristinare i danni che avevano fatto nel giugno scorso quando, forse annoiati e demotivati, avevano preso di mira staccionate e panchine. La punizione esemplare è andata in scena questa mattina nella zona d'Estragno, quella dove passa la pista ciclabile di Cornedo. Lì dove tre settimane fa si erano consumati gli atti vandalici a firma di quattro minori, un italiano e tre stranieri. Il sindaco Martino Montagna all'indomani della vicenda aveva assicurato chi rompe paga, la regola vale per tutti. Credo sia stata una bella lezione di educazione civica, questi ragazzi, questi vandali che avevano danneggiato la nostra staccionata, previa liberatoria da parte dei genitori, li abbiamo fatti lavorare. Una lezione esemplare per i ragazzi, pensata dal primo cittadino che 10 giorni fa aveva incontrato i loro genitori dispiaciuti e increduli per quanto accaduto e assolutamente d'accordo sul fatto che i loro figli dovessero provvedere a ripristinare i danni di quel gioco sciocco e pericoloso. Mattinata senza acqua per diverse famiglie di San Rocco ad Arzignano. A causa di interventi di acque del Chiampo, la rete idrica locale è stata sospesa l'erogazione dell'acquedotto nelle vie Pola, Venezia e Capuccini. L'acqua nei rubinetti è tornata a scorrere nel tardo pomeriggio. Scritte offensive sui muri contro l'amministrazione comunale a Brendola. L'episodio ha scatenato l'indignazione del primo cittadino Renato Ceron. C'è qualcuno che al confronto preferisce attacchi nascosti dietro l'anonimato, ha detto il sindaco, che sta ora valutando la gravità dell'azione ingiuriosa, mentre la polizia locale ha avviato indagini per individuare i responsabili.
Silvia Bravo è il nuovo presidente del raggruppamento Ovest Vicentino di Confindustria Vicenza. L'elezione è avvenuta nel pomeriggio a Palazzo Bonillongare, sede di Confindustria. Il nuovo raggruppamento è il frutto della fusione tra quelli di Arzignano, Montecchio Maggiore, Valdagno e una parte di quello dell'area iberica. Silvia Bravo è amministratore delegato di Nuova Tradizione, azienda di Montecchio Maggiore, che produce semilavorati per gelateria artigianale e pasticceria. La collaborazione tra i raggruppamenti che ora si uniscono nell'Ovest Vicentino, ha detto Silvia Bravo, è il risultato di un percorso iniziato già da anni. Nell'edizione di domani l'intervista con il neo presidente del raggruppamento Ovest Vicentino di Confindustria. Continuiamo a parlare di economia per il grido d'allarme che arriva dai sindacati in tema di disoccupazione, in modo particolare per quella di Arzignano. Edilizia civile e privata sono ferme. Oltre la metà delle ditte di marmo, legno, prefabbricati sono in forte crisi. A scattare la sconfortante fotografia sono le camere del lavoro di Montecchio, Arzignano e Fillea CGL. La disoccupazione è crescente nell'Ovest Vicentino e attribuisce un primato non certo entusiasmante al centro per l'impiego di Arzignano, che diventa così il primo della provincia per numero di posti di lavoro persi. Ed è boom di iscritti, 5.100, di cui il 37% donne. Le valli del Chianto e dell'Agno dunque sono le zone più in sofferenza. Il disoccupato medio è maschio tra i 40 e i 49 anni, titolo di studio, licenza media. Nel primo trimestre 2014 gli iscritti al centro sono 1.145, ma i dati sono parziali perché molte persone sono così scoraggiate da non andare più al centro per l'impiego. Domani alle ore 21 i saloni monumentali di Villa d'Apporto a Montorso saranno lo scenario suggestivo di un appuntamento con Opera Estate Festival dal titolo Architettura del Corpo, residenze artistiche e spettacoli di danza contemporanea. Clamorosa protesta dei tifosi biancorossi, striscioni appesi ovunque in città e provincia, tutti con due identici messaggi. Liberiamo il Lane. Cassingena, vattene. Moltiplicate per 30, 40, 50 ed ecco le proporzioni della clamorosa protesta andata in scena oggi in città e provincia contro la proprietà del Vicenza Calcio. Striscioni ovunque, appesi sui ponti, in punti panoramici, attaccati ai muri, davanti ai monumenti. Praticamente tutti con gli stessi due messaggi che ben sintetizzano il sentire comune di larga parte della tifoseria. La voglia di un passaggio di consegne alla guida del club biancorosso, dopo anni di delusioni e disillusioni. Gli striscioni si sono visti un po' dappertutto a Vicenza città, in Viale Risorgimento come in Via Giuriolo, a due passi da Piazza Matteotti, in zona Fiera e in Tangenziale. Ma gli striscioni sono stati appesi anche in molti centri della provincia. E delle tante immagini, foto e video che testimoniano la protesta odierna, ne scegliamo una che sembra un'invocazione, che a dare una mano ai colori biancorossi ci possa pensare qualcuno molto, molto in alto. Ed è tutto per l'edizione della provincia dei telegiornali di TVA. Grazie della vostra attenzione. A voi tutti, arrivederci. Abitare il futuro in piena sicurezza. Disponibile in tutte le filiali. Banca Popolare di Vicenza.